Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro URN, oggi ci troviamo nuovamente su SnowRunner. Oggi vi porto un nuovo episodio della serie e vi porto anche una nuova missione chiamata Segnale in invio. In pratica devo consegnare al ripetitore della mappa Spaccatura, che sarebbe l'ultima regione del Tajmir per intenderci, devo consegnare due unità di assi di legno e due unità di longarine. Per questa missione, ragazzi, mi sono organizzato in questo modo. Per consegnare assi di legno userò questo Taiga 6436 con relativo cassone da due slot. Da quest'altra parte invece userò questo Azov 64131 con cassone da 4 slot per consegnare appunto le longarine. Oggi però inizierò con la consegna delle assi di legno, e per cui io mi metto subito alla guida di questo Taiga 6436 e mi dirigo subito alla mappa della cava, dove andrò a caricare assi di legno presso la segheria della stessa mappa. E allora, mettiamoci subito in marcia, ragazzi, con questo Taiga. Mi trovo, ragazzi, qui chiaramente nel garage della mappa di Zimmergorsk. Sto praticamente andando subito nel passaggio mappa con la cava. Attendiamo il caricamento dello scenario. Nel frattempo, ragazzi, vi vado a parlare della mappa Spaccatura che ho, ragazzi, aperto dopo diverso tempo, praticamente poche ore fa, giusto il tempo di organizzarmi un po', chiaramente di sbloccare le varie torri di osservazione, dare, diciamo, uno sguardo sommario alla mappa e individuare la prima missione che è fattibile, diciamo. Poi seguiranno ovviamente le classiche missioni di, diciamo, di incarico, eccetera, ma di questo poi me ne occuperò successivamente. Nel frattempo tocca, ripeto, consegnare assi di legno e longarine al ripetitore, quindi tocca cominciare a ripristinare proprio il ripetitore della mappa Spaccatura. Una mappa, ragazzi, che da una prima, diciamo, da un primo sguardo sommario appare un po' rognosa in alcuni punti, con diverse rocce e frane che bloccano le arterie stradali e qualche palude qua e là. Tocca quindi fare molta attenzione. Nel frattempo, ragazzi, io sto procedendo in direzione chiaramente della segheria, dove, ripeto, andrò a consegnare queste andrò, diciamo, a caricare assi di legno e poi a consegnarle proprio al ripetitore della mappa Spaccatura, seguendo, diciamo, anche l'ordine della missione, che prevede che prima consegni chiaramente assi di legno e poi longarine, e chiaramente farò anch'io così, ragazzi.
perfetto. Sì, giriamo a destra in direzione proprio della segheria, da questa parte. Ok, ragazzi, torno a caricare assi di legno dopo diverso tempo. Avevo un po' perso l'abitudine a caricare proprio questo materiale, anche le longarine del resto. E allora, attenzione a questi ceppi, via. Ok. Quindi torno ad utilizzare anche questo Taiga, ragazzi. Un mezzo affidabile e abbastanza agile, mi tornerà utile sulla mappa che andrò ad utilizzare d'ora in avanti. E allora, gestione carico, assi di legno 1, 2, via. Facciamo marcia indietro. E usciamo. E allora, giusto un'occhiata veloce. In pratica, qui chiaramente proseguire fino a qui e poi chiaramente questa stradina che mi porterà praticamente al passaggio, all'unico passaggio presso la mappa spaccatura. Passaggio un po' particolare, ragazzi. Mi preoccupa più che altro quando dovrò attraversare quella strettoia sulla roccia con l'Azov e il relativo rimorchio con le due longarine. Sarà un esercizio di equilibrio, ragazzi. Ma a questo, ragazzi, ci penserò dopo. Nel frattempo mi occupo di portare queste assi di legno in consegna. Nel frattempo, ragazzi, un ramo danneggia sempre sospensioni e quant'altro, ma vabbè.
Poco male. E allora occhio a questa strettoia, più che altro a queste rocce che spesso bloccano le ruote. Questa volta sono riuscito ad evitarle agevolmente. Perfetto. Ok, passiamo di qua chiaramente, adesso questa lunga salita fino al passaggio mappa. Attenzione ragazzi, qui piano, capisco che prende velocità il Taiga. Ok, evitiamo qui di ribaltarci, passiamo al lato piano piano. Ok, e proseguiamo. Perfetto. Ok, a questo punto un bel curvone. Ecco perché vi dicevo che mi preoccupa ragazzi quando dovrò attraversare questo passaggio mappa con il rimorchio e le longarine. È davvero molto stretto. Piano piano, piano 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 piano. E allora, forza, bello. E anche pure scivoloso, ragazzi. Mi devo affiancare. Ok, ragazzi, è andata. Piano piano piano. Forza, bello, non perdere velocità. Ok, e questa è andata. Passaggio verso la spaccatura, insidioso, molto insidioso questo passaggio mappa, ma tra l'altro è l'unico punto di accesso, per cui non posso fare percorsi alternativi in direzione di questa mappa. O almeno da quello che ho visto. E allora attendiamo chiaramente il caricamento dello scenario. Saltiamo pure la scena. E allora ragazzi, devo raggiungere praticamente questo ripetitore che si trova su questa collinetta. Quindi io direi di prendere da questa parte, chiaramente, andare dritto e poi prendere chiaramente da questa stradina, qui, qui, qui. Allora qui chiaramente la strada sarebbe molto complicata da fare, molto tortuosa, io direi di tagliare completamente da questa parte, così mi ritrovo già in questa strada che poi proseguendo ragazzi mi porterà fino alla spaccatura.
alla strada che mi condurrà fino al ripetitore. Ok. Forza bello. Perfetto. Ripeto ragazzi, ho una conoscenza di questa mappa davvero molto 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 sommaria, avendola aperta da poco e avendo solamente fatto un avendo dato uno sguardo per sommi capi in occasione chiaramente dell'apertura delle varie torri, quindi devo ancora acquisire un po' una conoscenza più approfondita dei vari percorsi di questa mappa. Più o meno però ho intuito qualche passaggio che può tornare utile, come quello che ho appena impostato nella minimappa. Per il resto devo ancora conoscere meglio tutto il resto. L'importante però è che la strada verso il ripetitore mi sia più o meno chiara e insidie comprese. Ok, qui ragazzi chiaramente devo passare letteralmente per campo, chiaramente, però chiaramente è la cosa migliore perché mi trovo già sulla stradina che poi mi condurrà verso il ripetitore, quindi ho guadagnato sicuramente molto molto tempo e mi ritroverò da qui a breve nella zona del ripetitore. Ogni tanto su SnowRunner bisogna chiaramente valutare anche i percorsi più idonei e ciò che potrebbe tornare utile. Ok, passiamo di qua. Ok, allora, eh sì, necessariamente per questo piccolo tratto paludoso, chiaramente. Non dovrebbe avere grosse difficoltà, almeno. Forza bello. Chiaramente da questa parte. Chiaramente almeno per adesso è fondamentale avere diciamo l'ausilio anche dell'aiuto di questi puntini che non mi fanno chiaramente non mi fanno smarrire praticamente. Ok, a questo punto devo solo seguire questa stradina fino al ripetitore per questa prima consegna. Direi che piano, evitiamo di fare degli errori grossolani proprio adesso, non è il caso chiaramente. Ok, il trigger dovrebbe essere nelle vicinanze se non mi sbaglio, e infatti proprio lì consegniamo queste due unità di assi di legno. Poi proseguirò con la seconda consegna. Gestione carico, 1, 2, via. Prima fase completata. A questo punto io direi di
devo spostare questo tag in un punto che non dà fastidio, perché poi successivamente dovrò consegnare con l'alzo, poi ho bisogno di spazio. Ok, a questo punto ragazzi, vediamo un po'. Mi serve la mappa globale, chiaramente devo andare chiaramente a Zinnergorsk a prendere possesso dell'Azov 64131. Eccolo qui. Per la seconda parte, diciamo, di questa missione. Devo andare a recuperare Longarine, caricare Longarine e poi andare alla cava e poi successivamente alla mappa spaccatura. Le Longarine le posso caricare direttamente qui a Zinnergorsk. Devo andare più o meno nella zona vicino al pontile. Quello più o meno è il punto di carico. Attendiamo chiaramente sempre il caricamento dello scenario e dirigiamoci a caricare Longarine 2 unità. E allora vediamo un po'. Chiaramente io direi di uscire da questa parte, fare tutta questa strada chiaramente. Dritto dritto ragazzi, dritto dritto fino a qui, poi scendere chiaramente fino nella zona del magazzino, attraversare chiaramente il ponte e andare qui in fabbrica a prendere chiaramente le nostre due unità di Longarine. Ragazzi, ho scelto un rimorchio da 4 slot per avere almeno per avere, diciamo, una lunghezza minore, giustamente, e non avere, diciamo, uno slot superfluo, diciamo, perché di solito sono quasi spesso da 5 slot, e non era il caso avere un rimorchio troppo lungo. E allora, no ragazzi, devo andare avanti, che dico? Per un attimo stavo passando per la cava mentre devo proseguire dritto. La forza, ragazzi, la forza dell'abitudine. Devo invece proseguire dritto, ragazzi. Devo prendere queste longarine proprio qui a Zinnergorsk. Facciamo molta attenzione. Forza, bello. Chiaramente l'Azov ha la sua naturale andatura, non è un mezzo chiaramente veloce, però fa il suo dovere, ragazzi. Per cui anche in questa missione
Mi sono ricordato della sua affidabilità, della sua versatilità e quindi ho puntato ad occhi chiusi sull'Azov. E allora, da questa parte, chiaramente. Approfittiamo anche di questo tratto in discesa. Passaggio sui tronchi, via. Piano, bello, ok. Da questa parte. Ok, aspettate un attimo che mi stavo. Sì, devo girare chiaramente subito a sinistra, quindi da questa parte. E vediamo un po' se adesso posso riprendere. Ok, devo girare prima, un attimo prima chiaramente. Per fortuna che siamo scarichi, quindi. Ok, da questa parte devo prendere. Ok. Ok, subito dopo il ponte troveremo la fabbrica e caricheremo due unità di longarine subito in consegna presso spaccatura dopo aver chiaramente attraversato la mappa della cava. L'unica, ripeto, l'unica preoccupazione è probabilmente il passaggio mappa. Bah, vedremo ragazzi. E allora, da questa parte. Qua. Carichiamo e via. Gestione carico. Longarine 1, 2 e via. Riusciamo a passare? Sì. Vabbè, giustamente una piccola correzione ci sta, chiaramente, però via. Evitiamo anche di danneggiare le gomme, vabbè. Passiamo di qua e usciamo. E allora direi di prendere da questa parte, chiaramente. E allora ho un dubbio. Sinistra, destra, vediamo un po'. No, passaggio mappa da questa parte, quindi io direi di uscire chiaramente di qua, sempre fare chiaramente il ponte qua. E poi la stradina verso il passaggio mappa della cava più vicino, chiaramente.
No, un altro errore. No, giusto ragazzi, giusto. Sinistro. Ok. Perfetto. Poi di qua, chiaramente, via. Nel frattempo è sceso il solito nebbione. Ragazzi, dopo il passaggio mappa, metterò nuovamente la fase diurna. Per il momento mi avvio velocemente verso il passaggio mappa. Ok, via. Ed eccolo qua il passaggio mappa con la cava. Facciamo questo passaggio e via. Attendiamo chiaramente sempre il caricamento dello scenario. E nel frattempo, ragazzi, vi vado a spiegare il proseguio di questa missione. In pratica, ragazzi, dopo aver passato la cava, devo semplicemente dirigermi immediatamente all'altro passaggio mappa con la spaccatura e lentamente arrivare fino al punto di consegna del ripetitore come la consegna degli assi di legno. Ovviamente la difficoltà è questo carico piuttosto voluminoso dietro le spalle. E allora direi di saltare subito lo scenario, quindi al centro mappa mi fa spawnare, perfetto. Allora io direi di mettere chiaramente le 13. E allora io direi, per evitare di fare strade e stradine, di passare direttamente da qui e mettermi subito qui, in questa stradina. Qui, quindi praticamente fare molta attenzione qui al passaggio da questa parte, strada, proseguiamo da questa parte, qui, chiaramente mi troverò da questa parte e da lì fino al passaggio mappa, più o meno il percorso è già abbastanza conosciuto. Forse bello, chiaramente tratti fangosi a pieno carico, qualche difficoltà ci vuole ovviamente. Che bello, forza, sali, senza
senza timore, non ti bloccare, mi raccomando, altrimenti sono dolori, dovere rimediare, forza, bello. Ok. Occhio al ponte, prendiamolo bene, ben centrato. Ok, via. Perfetto. Andiamo da questa parte. Nel frattempo, ragazzi, è inutile che vi che vi confermi chiaramente questi scenari suggestivi che fanno parte di SnowRunner, sono davvero spettacolari come sempre. Certe volte io mi fermo a guardare certi scorci che sono veramente unici. Ok, saliamo da questa parte, andiamola un pelino più larga chiaramente. Occhio qui, piano, piano, guarda che questa roccia come mi stava facendo rotolare giù, per fortuna ho recuperato. E allora piano piano, e allora da questa parte, via. Ok, ripeto ragazzi, in SnowRunner la troppa sicurezza è cattiva, cattiva consigliera, ci vuole sempre molta, molta pazienza. E allora, vediamo un po'. Ponderare sempre ogni passo, ragazzi. Dunque, questa parte, piano piano. Ok. Va bene, via. Ok, troppo non ho un'altra soluzione, devo per forza prendere da questa parte. Ok. Ok, da questa parte adesso. Ah, ho sbagliato il... giustamente a sinistra, perché chiaramente basta segnare malamente un punto di contatto e perdo la trebisonda, ragazzi. Per fortuna che ho recuperato. Ok, da questa parte giustamente, certo, perché poi devo risalire ovviamente da questa parte. Chiaramente questa è più o meno la stessa strada che adesso avevo fatto con il Tiger. Questa volta però ho questo bel carico dietro, ripeto, dietro le spalle, e la difficoltà chiaramente aumenta. Ok, da questa parte adesso. Piano, bello. Piano, 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 piano. E allora, affrontiamola. Così, chiaramente.
Ora vediamo come devo. Ma devo fare la svolta qui, chiaramente, me la devo prendere bella larga, chiaramente, altrimenti il camion non gira. Lo sapevo io, giustamente. Piano piano. Facciamo questa micro correzione, piano piano. Ok, via. Piano, bello. Ok, forza, bello, piano. Ok, allineati bene alla roccia. Perfetto. È andata, ragazzi. Questo è un punto che mi preoccupava non poco, ragazzi. E adesso andiamo al passaggio per la spaccatura per completare finalmente questa missione. Chiaramente devo andare al ripetitore e più o meno devo fare la stessa strada che avevo percorso con il Taiga. Saltiamo pure questa scena e allora ragazzi, vediamo un po'. Chiaramente impostiamo questa strada, chiaramente. Qui. Chiaramente qui. Qui facciamo il taglio, ci mettiamo qui e poi chiaramente poi devo solo seguire questa strada fino ad arrivare, diciamo, al ripetitore. Ok, forza, bello. Piano. Siamo un pelino alla visuale, giusto per avere una visuale migliore. Ok. Per fortuna qua ragazzi il tratto che sto percorrendo è molto molto compatto, però bisogna sempre fare attenzione al rimorchio che non oscilli troppo. E allora da questa parte piano, attenzione anche a questi rami. Ok, via. E a questo punto via da questa parte. Incrociamo la strada. A questo punto, ragazzi, direi che il percorso ormai lo conosco abbastanza perché tutto. Dritto, ragazzi, fino alla destinazione finale che è il ripetitore, dove, ripeto, andrò a consegnare queste due unità di longarine e chiuderò finalmente la missione. Questa, ragazzi, questa prima missione, attenzione qui, ragazzi, questa prima missione nella mappa spaccatura. E allora, questo è un passaggio insidioso, chiaramente. Questo fango, forza, bello. Mi aiuto un po' con il berricello a questo punto perché
piano. Ok. Perfetto. Ok. A questo punto vediamo un po' dove siamo. No, ragazzi, stavo sbagliando. Stavo sbagliando. Cavolo, cavolo, cavolo. Però non ci perdiamo d'animo, ragazzi. Devo girare praticamente 2 metri prima. Vabbè, non è un problema, ragazzi. Ho recuperato. Meno male che ho avuto l'accortezza di dare un'occhiata veloce alla minimappa, ok. Ero troppo sicuro, mi stavo confondendo, infatti poi è tutta dritta la strada, certo. Ok, e allora da questa parte poi via via su in collina al ripetitore. Poi chiaramente dovrò portare in garage, ma di questo me ne occuperò dopo, sia il Taiga che questo stesso rimorchio con l'Azov. Nel frattempo, ragazzi, mi interessa portare avanti questa consegna, è l'ultima chiaramente per completarla piano piano, e qui chiaramente mi devo un pelino raddrizzare, chiaramente, via, piano piano. Ok, perfetto. Ok, e questa è fatta, ragazzi, almeno sono riuscito a completare anche questa missione in un unico episodio, come di solito vi porto spesso. E allora, gestione carico, longarine 1, 2, complessivamente abbiamo guadagnato 7750 anche punti esperienza. Vabbè, ormai l'esperienza non serve più. E allora, direi di spegnere il motore, ragazzi, e fare i saluti. Ragazzi, spero che anche questo episodio su SnowRunner vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao!